Noi abbiamo poche risorse in montagna, mancando il lavoro, e dobbiamo salvaguardarle per poi tutti insieme cercare una strada di sviluppo vera, reale e non assistita. Una di queste risorse è la tranquillità. Sono delle isole che si possono considerare felici, dove ci sono meno furti, meno truffe, meno delinquenza, perché oggi aprire qualsiasi giornale, in modo particolare la Gazzetta su Parma e i paesi vicino a Parma, si vede uno stilicidio di furti che diventa impossibile vivere e convivere con questa criminalità. Nelle nostre zone sono cose sparute che succedono purtroppo e dobbiamo far di tutto perché non succedano. E allora la collaborazione che ha richiesto il comandante dei Carabinieri, Agostino Gentile, che poi riafferma la collaborazione che ha sempre chiesto anche il nostro maresciallo, diventa molto importante. E allora ancora una volta io invito tutti i cittadini, senza preoccupazione, senza aver paura di disturbare, di chiamare la caserma dei Carabinieri, che a Berceto è 0525 64255. Meglio chiamarli inutilmente per una macchina che poi risulterà probabilmente a posto, per una persona che probabilmente non sarà un truffatore, piuttosto che lasciarsi fregare. È un dovere nei nostri confronti, ma anche nei confronti del territorio, perché sarà una grande risorsa quella della tranquillità, quella di zone prive di delinquenza. Quindi è una collaborazione che deve essere effettiva, e ancora una volta rivolgo questo appello a tutti i miei concittadini. Non abbiate paura di chiamare le forze dell'ordine, non disturbate, lo stesso capitano Agostino Gentile ci ha invitato a farlo, come ci ha sempre invitato a farlo il nostro maresciallo. Quindi per qualsiasi sospetto 0525 64255.